Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici juventinazzi di Topland. Allora, volevo fare delle mie considerazioni sulla Juventus e sul mercato. Allora, prima di tutto, faccio un appello, diciamo, a tutti i juventini, anche a tutti gli opinionisti della Juventus. Cioè, ragazzi, vi prego. Basta parlare di Cardiff, cioè basta parlare di Cardiff, cioè ormai Cardiff è andata così, è un capitolo chiuso, è inutile tornare sul luogo del delitto, insomma, dobbiamo guardare avanti e quindi io direi basta con questo Cardiff. Ogni volta sento dire dai vari opinionisti, anche da alcuni tifosi, tirano fuori Cardiff, Cardiff, basta. È andata male, non male, malissimo, ma è ora di voltare pagina. Come si volta pagina quando si vince, bisogna voltarla anche quando si perde. Per quanto riguarda la Juventus, devo dire che il mercato della Juve sicuramente ancora non è partito, perché abbiamo preso Schick, anche se ancora non è ufficiale, però ha svolto le visite mediche, quindi di fatto è un giocatore della Juve, un buon prospetto, però siamo ancora fermi. Sento dire che la Juventus sta smantellando, che c'è aria di crisi. Poi andiamo a vedere ad oggi, che è 4 luglio, andiamo a vedere la rosa della Juve e vediamo Bonucci che è ancora alla Juventus, Alexandro che fino a prova contraria è ancora alla Juventus, l'unico che se n'è andato è Dani Alves, sappiamo i motivi per cui se n'è andato. Cioè, alla fine è inutile che ci giriamo intorno. Dani Alves voleva andare via dalla Juventus perché evidentemente non si è ambientato al calcio italiano e soprattutto ha avuto sicuramente un'offerta economica importante da parte del City. Vuole andare da Guardiola, che vada. Certo, io non l'avrei fatto partire a zero, però cioè, se n'è andato, ma è una perdita importante, ma non decisiva. Cioè, credo che Dani Alves lo possiamo comunque rimpiazzare. Poi, per quanto riguarda il mercato della Juve, è chiaro che dobbiamo vedere quello che succede. Io questa settimana mi aspetto almeno un colpo, perché è vero che il mercato è lungo, però penso che è arrivato anche il momento di battere un colpo. Io credo questo, che la Juventus voglia, secondo me, fare un po' quello che ha fatto dopo la sconfitta di Berlino. Ossia, inserire quest'anno in rosa alcuni giocatori forti ma giovani per fare una buona Champions League, ma non per forza per arrivare in finale, e forse cercare l'assalto decisivo alla Coppa non quest'anno, cioè quindi non Road to Kiev, ma l'anno successivo. Perché in quest'ottica posso vedere gli acquisti di Bernardeschi, posso vedere gli acquisti dello stesso Danilo piuttosto che di De Sciglio o anche di Douglas Costa, perché poi Douglas Costa può essere un ottimo acquisto, però insomma è un giocatore che al Bayern comunque ha fatto anche un po' di fatica negli ultimi 2 anni. Quindi io niente, voglio essere fiducioso per il mercato della Juventus, vediamo quello che succede. E comunque mi aspetto, è arrivato il momento di battere dei colpi, perché il mercato è lungo, ma a questo punto veramente vogliamo ritornare protagonisti anche sul mercato. Chiudo dicendo solo una cosa dalla parte di Milano. Il Milan ovviamente ha preso tanti giocatori, ma sono giocatori che non è, nessuno di questi è fuori classe. L'Inter si parla di Di Maria, di Nainggolan, ma dubito a pensare che questi possano andare all'Inter. Ma in ogni caso pensiamo alla nostra Juventus, sempre con fiducia e con la Juventus nel cuore. Ciao Marcello, e fino alla fine, forza Juve!